mese di maggio, pandemia permettendo, la Chiesa voluta dalla serva di Dio, Natuzza Evolo, dedicata al Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, dovrebbe finalmente essere aperta al culto. Ormai le divisioni tra la diocesi di Mileto Nicotera Tropea e l'ente morale di Via Umberto, dopo l'intervento diretto del Vaticano e in particolare del prefetto della Congregazione per il Clero, Cardinale Beniamino Stella, sembrano essere superate, tant'è che per domenica prossima è stata convocata l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, oltre il bilancio di previsione 2021, la discussione e l'analisi dei testi pervenuti dalla Congregazione per il Clero, contenenti modifiche allo statuto e al regolamento per la elezione del Consiglio di amministrazione, nonché la convenzione tra Fondazione e Diocesi circa l'uso della Chiesa. Deliberazione in merito, la prima convocazione, salvo impedimenti dovuti a normative di contenimento della pandemia, è stata fissata per le ore 15, la seconda esattamente un'ora dopo. Superata quindi questa fase dell'approvazione della convenzione e delle modifiche dello statuto, il cui nuovo testo, già consegnato ai soci per prenderne visione, prevede tra l'altro lo spostamento del testamento spirituale di Natuzza dall'articolo 2 all'appendice collocata in calce al documento, si dovrà quindi procedere alla designazione del rettore, che per i primi 2 anni spetta al vescovo Luigi Renzo, mentre successivamente dovrà essere scelto dal presole tra una terna di nomi di sacerdoti indicate dall'ente morale. Sia la prima scelta che quella successiva dovranno avvenire all'interno del clero diocesano, tra i sacerdoti che condividono notarialmente la testimonianza di fede e di vita cristiana di Natuzza, nonché lo spirito della fondazione. Da sottolineare anche che la prima nomina dovrà avvenire entro 2 mesi dall'approvazione del disciplinare, quindi in tempi brevi. Ma questo rappresenta solo l'inizio del nuovo percorso. Esaurito questo ulteriore passaggio, ogni sforzo dovrà infatti essere concentrato verso l'apertura della nuova chiesa, attraverso l'impegno, in prima persona, del rettore, del vescovo e della stessa fondazione. Ma l'inaugurazione, per ovvie ragioni, non potrà avvenire in questo periodo segnato dalla pandemia, in quanto ciò impedirebbe la partecipazione corale dei pellegrini che in tutti questi anni hanno contribuito con le loro offerte alla realizzazione del luogo di culto voluto da Natuzza Evolo. Da qui l'ipotesi che si deciderà di fissare la data di apertura in piena sintonia di intenti e con l'avallo del Vaticano per la prima decade del mese di maggio in concomitanza con il 34° anniversario della nascita della fondazione e della celebrazione della festa della mamma. Intanto, tra i figli spirituali di Mamma Natuzza, l'attesa è già incominciata e soprattutto c'è grande attesa per questa apertura ufficiale della Chiesa voluta dalla mistica di Paravati.